Buongiorno anime d'inchiostro, so di aver pubblicato una recensione praticamente ieri sera, ma ho avuto proprio la necessità di farne subito un'altra di un libro che ho iniziato appunto ieri sera dopo aver registrato la recensione di La lieve segreta del pittore. Sto parlando della collezionista di libri proibiti di Cinzia Giorgio. Ho voluto trasmettervi le mie impressioni a caldo perché non ho saputo resistere, ho davvero amato questo romanzo. La scrittura dell'autrice è una scrittura scorrevole ma anche attenta, in grado di far immaginare perfettamente al lettore la scena. Di cosa parla questo libro? Parla di una ragazza che in realtà cresce nel corso della storia. Parla di Olimpia, che si trova a iniziare il percorso quando ha 15 anni e poi la ritroviamo adulta, donna, realizzata in un'altra città. La prima ambientazione che troviamo è Venezia, e Olimpia appunto 15 anni, sta piovendo, la scena si apre così, piove, lei trova rifugio in una bottega che poi scoprirà essere la, diciamo, la libreria di un antiquario che si occupa appunto di stimare libri antichi. In questo posto sconosciuto e segreto Olimpia imparerà la passione per i libri antichi che già aveva, ma qui impara a catalogarli, impara a stimarli grazie all'aiuto del libraio che le sarà sempre vicino, di Anselmo. E sarà Anselmo poi a chiederle di lavorare come apprendista nella sua bottega, perché proprio vede nella ragazza un grandissimo talento nel capire i libri, nello stimarli e nel cogliere aspetti che gli altri non sanno cogliere. Ragazza di buona famiglia, vive a Venezia ed è benestante, quindi abituata a tutti gli agi possibili e alla buona società, ma in quel mondo tra i libri lei trova la sua dimensione e la sua felicità. Un giorno nella bottega dell'antiquario arriva il nipote di Anselmo, Davide, che sconvolgerà del tutto la vita di Olimpia. Davide dapprima non è subito simpatico alla ragazza, perché lei lo vede come un elemento di disturbo. Lei è gelosa delle attenzioni che Anselmo ha nei suoi confronti, perché lei vede Anselmo come colui che l'ha formata, quindi è gelosissimo di tutto ciò che gli appartiene. Ma con il passare del tempo, passano i mesi, passano gli anni, Olimpia si innamora perdutamente di Davide. Posso confessarvi che anche io mi sono innamorata di Davide, e non si può non amare questo personaggio così sensibile, così profondo, così affettuoso e protettivo nei confronti di Olimpia. Nonostante Davide sia 9 anni più grande di Olimpia, la loro passione li travolge e li divora. Non si può davvero non rimanere coinvolti dalla loro storia, e le scene d'amore sono descritte in una maniera sensuale e poetica insieme. Sono come pennellate di un pittore queste scene, che davvero scaldano l'anima. La storia di Olimpia e Davide viene purtroppo ostacolata, non posso dirvi da cosa, ma posso soltanto dirvi che c'è di mezzo una figura femminile che verrà vista da Olimpia come un ostacolo affinché loro possano stare insieme. Gli anni passano e Olimpia e Davide si allontanano, purtroppo, per una scelta di Olimpia, perché non riesce a gestire una determinata situazione e perché sente ora strette le mura di Venezia, quindi va via. Viaggia, va in Inghilterra e poi dopo tanti anni va a Parigi. Nel corso di questi anni Olimpia stringerà nuovi rapporti, nuove relazioni, e Davide resterà sempre in ombra. Eppure, nonostante questo, loro continueranno ad amarsi in segreto, a distanza, e sarà un amore lungo, un amore che logora dentro, un amore che farà dire al lettore: ma perché non si incontrano? Ed è qualcosa che spinge il lettore a leggere una pagina dopo l'altra, ragion per cui io l'ho iniziato ieri alle 9:30, alle 10, e l'ho finito poco fa. Quindi è stata una calamita per me questo libro. Dopo tanti anni non posso dire che cosa accade, non posso dirvi quello che succede realmente tra Olimpia e Davide, perché dovete leggere il libro per capirlo. Vi trasmetto soltanto le grandissime emozioni che mi ha donato questo libro. Innanzitutto ho pianto, mi sono arrabbiata con l'autrice, e ve lo dico adesso, mi ha fatto davvero arrabbiare.
Però le faccio i miei complimenti, perché è stata davvero brava. È stata brava nel scrivere le scene, nel descrivere, è stata brava nel coinvolgere il lettore, nello scrivere una storia così intensa, così ricca di passione e anche di dolore, e capirete perché. Olimpia perde tante persone nel corso della sua vita, persone importanti, persone che l'hanno fatta crescere, persone che l'hanno resa quella che è. E questo suo dolore si trasmette un po' anche al lettore, che non può fare a meno di adorarla, di starle vicino e di abbracciarla quasi nei momenti di sconforto. Altro punto che ho apprezzato del libro è stata la grandissima ricerca storica, ricerca dei testi antichi. Sicuramente l'autrice ha una grandissima conoscenza in merito, e soprattutto sono apprezzatissimi i versi che si trovano di Veronica Franco, una donna libera, una donna passionale, una donna che ha scritto l'amore come poche. Potrei stare ora a parlare di questo libro perché mi è piaciuto come poche ultimamente, e il fatto che l'abbia letto così velocemente lo dimostra. I miei complimenti di vero cuore all'autrice, che è riuscita a scrivere una storia veramente bella, emozionante, che mi ha toccato nel profondo, e vorrei lasciarvi con una frase prima di chiudere questa recensione. L'odore familiare inconfondibile dei libri l'aveva investita ancora prima di alzare lo sguardo per dare un'occhiata all'interno. Aveva sorriso e chiuso gli occhi per assaporare l'unico profumo che le dava un senso di sicurezza. Non c'era rifugio migliore per Olimpia. Leggere era come vivere mille vite e fuggire dalla sua. Questo è La collezionista dei libri proibiti di Cinzia Giorgio, e io ve lo consiglio non solo perché è scritto davvero bene, ma anche e soprattutto perché è scritto da un'attrice italiana, e quando una collega italiana è in grado di scrivere una storia così bella non si può che supportarla. Supportiamo Cinzia così come tutte le altre attrici italiane dotate di talento, perché ne hanno davvero bisogno. Lo scrittore in fondo è tale perché è il lettore che glielo consente, qualcosa che ho sempre detto durante le mie presentazioni e ne sono fermamente convinta. Quindi leggiamo italiane, leggiamo libri italiani. Un bacio d'inchiostro.